Ed eccoci qua, siamo in diretta. Buongiorno a tutti. È Gra giusto? Sì. Corretto, Vera, grazie, grazie veramente di essere qui. Grazie di aver accettato questa bella occasione. Grazie, naturalmente, al Web Marketing Festival per averci ospitato. Siamo in diretta su YouTube, ma siamo anche davanti a un sacco di belle persone qui. Quindi veramente una meraviglia. Grazie a tutti voi che siete venuti ad ascoltarci, veramente. Grazie, grazie, grazie. Vera, come ogni volta che inizio a parlare con qualcuno, che in realtà sul web ha fatto parlare di sé domando sempre prima di una definizione perché se esistesse qualcuno che ha vissuto sotto un sasso negli ultimi dieci anni e non ti conosce come definiresti il tuo lavoro quello che fai? Ma allora dopo lungo peregrinare <ride> eh, lavorando io con le parole eh, un po' di anni fa ho deciso di darmi il cartellino di sociolinguista okay. e quindi io sono una sociolinguista che cosa fanno le persone che si occupano di sociolinguistica? Eh, si occupano di come parlano e come scrivono e come comunicano le persone, e, e attraverso questo cercano di capire come stanno le persone o come si può migliorare anche la loro vita. Ecco. Eh sì, il linguaggio, tra l'altro, ha un impatto sulla realtà e sulla società che è cruciale, è qualcosa di veramente. Sì, no, 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 non non c'è una um, convinzione universale di questo. Io, io sono di una scuola di pensiero secondo la quale le parole che usiamo possono influire sul modo in cui vediamo la realtà okay. eh, e di conseguenza rivestono per me una particolare importanza, prima di tutto come eh, atto identitario personale, cioè sì. io sono le parole che scelgo di usare e quindi ci vuole una certa consapevolezza. Atto identitario collettivo, per esempio guardate che buffo ci intendiamo senza esserci messi d'accordo. Incredibile. Eh, e, e poi l'altra funzione fondamentale dell'essere umano, di cui poi parlerò anche più tardi sul main stage, che è eh, cartellinare la realtà e quindi nominare mm. la realtà che ovviamente è una realtà in movimento, così come noi siamo in movimento perenne e quindi diciamo che anche il linguaggio si aggiorna, essendo lo strumento che noi usiamo. Diciamo così, come intercapedine fra noi e la nostra esperienza di vita, okay. no? Abbiamo bisogno delle parole per capire le cose, per veicolare contenuti, eccetera. E tra l'altro, visto che, eh, lo dicevi, usiamo il linguaggio per categorizzare la nostra esperienza e quella degli altri, sì. è da lì che scaturisce poi l'idea del linguaggio inclusivo, no? un'idea di un linguaggio che possa, eh, come dire,. Non separare e non discriminare, ma piuttosto avvicinare, no? eh, includere. Volevo chiederti di spiegarci meglio che cosa significa linguaggio inclusivo e perché sia così importante oggi. Allora, hai dato un passo indietro, okay. eh, quando si parla di um, ruolo collettivo del linguaggio, mm -hmm. eh, il linguaggio. Contemporaneamente unisce e separa, cioè ci unisce per esempio in questo momento come comunità di italofoni, di persone che parlano italiano, ma ci separa dalle persone che non capiscono l'italiano, no? E quindi identifica i limiti di una tribù, chiamiamola così, no? Ogni tanto è bello anche di tirare fuori un concetto forse un po' antiquato, ma in realtà noi siamo esseri molto tribali da, da molti punti di vista. Quindi che separi mentre unisce è abbastanza normale. Ora, quello che sta cambiando soprattutto nell'ultimo decennio, forse ancora di più negli ultimi anni, è che eh, sta cambiando la forma interna della società, che finora è stata eh, tendenzialmente normocentrica, okay. cioè c'è un, un modello di essere umano normale della nostra società, non normale solo come prevalente da un punto di vista statistico, ma anche normale come qualcosa verso cui ambire. Okay. No? per esempio l'essere bianchi in una società che è multicolorata no? insomma ci sono persone di tutti i colori ormai però il bianco rimane come dire il colore base lo no? standard, sì, lo standard. Okay. quindi quello è lo standard essere senza disabilità è lo standard essere neurotipici è lo standard essere eterosessuali e cisgender è standard e così via avere un corpo conforme a certi standard è lo standard e quindi chi è diciamo Troppo grasso, grassofobia o anche troppo magro viene visto come diverso e okay. così via. Quello che sta succedendo è che ci stiamo facendo una serie di domande su quanto sia giusto che ci sia uno standard che esclude di fatto la stragrande maggioranza delle persone, perché forse. Non tutti se ne rendono conto, ma in realtà la maggior parte di noi sta male perché per qualcosa non corrisponde ai criteri, diciamo, di Barbie e Ken. Eh? E io vengo da un'esperienza lunghissima di uh, disturbi alimentari, no? quindi io sono un ex anoressico, cioè in realtà si rimane anoressici tutta la vita, credo. Uh, quello che io, di cui ho scritto in uno dei miei ultimi libri è che ho imparato a gestire questa cosa, però in realtà. Cioè io non, non supererò mai questa idea no? del, 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 del non si è mai troppo magri e troppo ricchi, come diceva Coco Chanel, tanto ecco. per fare un, un esempio importante. Quindi per andare incontro a questa nuova idea di società in cui non ci sono normali e diversi, ma si tenta di andare nella direzione di una cosiddetta convivenza delle differenze, come la chiama il mio amico Fabrizio Acamfora, ecco che anche il linguaggio deve sottostare a certi adattamenti, che non vuol dire vietare delle parole. Vuol dire aggiungere altre parole per dire le cose in maniera differente, per esempio tenendo conto del sentimento, del sentire, del benessere di chi ho di fronte. Certo. Se per esempio da una prospettiva bianca non c'è nulla di male nell'usare la parola con la N, la N-word, mm. che non nominerò perché è uno schiaffo in faccia tutte le volte, ecco che finalmente si tiene conto anche della prospettiva dall'altra parte, cioè io sono una persona africana, afrodiscendente, afroamericana e ti dico che la parola con la N mi offende, possibilmente usa qualcos'altro. Certo. No? Ecco, questo è quello che fa il linguaggio che io non amo chiamare inclusivo, okay. ma chiamo linguaggio ampio. Ampio. Perché? Perché inclusività presuppone che ci sia qualcuno che include e qualcuno che viene incluso. Chiaro. E quindi riproduce eh, una, una come si può dire, un, uno squilibrio. Uh -huh torna a essere il normale che nomina il diverso e il diverso che a seconda dei desideri del normale viene più o meno incluso accettato. Sì, cioè certo. io decido se tu puoi far parte della mia società oppure no. Chiaro. Capito. Invece il linguaggio ampio e la convivenza delle differenze parte dal presupposto che noi dobbiamo imparare a convivere reciprocamente, no? Certo. E quindi ognuno di noi fa un passettino nella direzione degli altri. Certo. Ora parte del dibattito, perché poi parleremo anche di chi Purtroppo non è d'accordo con questa battaglia o con questa in generale eh, idea di cambiare il modo con cui vediamo il mondo e con cui lo classifichiamo. Parte del, dell'obiezione, dalla parte perlomeno quella più moderata, è che eh, se la sensibilità individuale diventa un pochettino. Il, come dire, il centro su cui noi cerchiamo di impostare delle nuove categorie sociali, si rischia la famosa china pericolosa, no? Si rischia eh, la famosa, io non sono d'accordo con questa posizione, ma la, la espongo per, per amore del dibattito: si rischia il famoso: ah, allora, io sono offeso da XYZ, quindi tu non devi parlare di queste cose. Ora, eh, il criterio della benevolenza e dell'essere dell in qualche modo gentili con l'altro, secondo me, dovrebbe essere alla base di qualunque ragionamento. Però, come reagisci a questa potenziale obiezione che dice. Ecco. Sì, allora è una cosa complessa, ma è una bella. È un'obiezione una, allora, un apparentemente seria, mm -hmm. ma in realtà è abbastanza fuffologica, okay. tanto per usare un termine così tecnico. da esperti, <ride> tecnico, perché eh, noi esseri umani siamo due cose contemporaneamente: siamo unici, irripetibili, letteralmente perfino i gemelli no? nel corso della vita, anche i monozigoti si differenziano alla fine, eh, e, e però siamo animali sociali, quindi abbiamo anche una componente relazionale molto forte e superiore a quella di tutti gli altri animali, che è proprio, esiste proprio in virtù del logos, cioè della capacità del linguaggio. La nostra società è basata sul linguaggio, no? questo è, mm. ci rende unici fra tutti gli animali, non per forza migliori, eh? Non sto facendo dello specismo, però di fatto siamo gli unici che hanno questa specie di intercapedine fra noi e la realtà che è la competenza della parola. Eh, la lingua funziona allo stesso modo. Da una parte è incredibile che ognuno di noi abbia un corredo linguistico irripetibile, cioè, qui dentro, ma nel mondo, non ci sono due persone che abbiano la stessa proprietà di linguaggio, le stesse parole, lo stesso modo di dire le cose. Letteralmente siamo irripetibili come un'impronta digitale, quindi l'idioletto è assolutamente personale. Però siccome c'è una parte che noi mettiamo in comune, in contemporanea la lingua è anche un possesso collettivo. Certo. E forse quello su cui dobbiamo ragionare non è tanto la prevalenza dell'unicità rispetto alla collettività o viceversa, quanto dove sta l'equilibrio fra l'irripetibilità del singolo e... Il valore collettivizzante no, e relazionale delle parole. Qui non si parla di sensibilità individuali, mm. cioè il linguaggio ampio tocca categorie eh, di esseri umani, di caratteristiche degli esseri umani che sono percepite come sfigate. Passatemi il termine. Quindi. Non è la mia sensazione. Guarda, quando parli male del rosso io mi offendo perché il rosso è il mio colore preferito. Certo. Cioè, si parla di robe grosse, si parla di disabilità, si parla di orientamento sessuale, si parla di identità di genere, si parla di abilità e disabilità, di neurodiversità, di corpi non conformi, di ricchezza. Perché. Vorrei sembrare troppo marxista, ma ricordiamolo che nella società di oggi, che è una società della performance, no? uno dei più grossi motivi di discriminazione è il denaro. Certo. Quindi se sei lesbica e povera, hai dei problemi, se sei lesbica e ricca ne hai un po' meno. <ride> okay. E tutto questo ovviamente va visto eh, dall'ottica della cosiddetta intersezionalità. Cioè, le persone normalmente hanno una sommatoria di caratteristiche e dobbiamo tenere conto di quanto queste caratteristiche, rappresentando uno scarto da questa presunta normalità, rendono semplicemente più difficile la vita di queste persone. Mm. E quindi, una cosa che si può fare. Invece di preoccuparsi, oddio dove andremo, 7 miliardi di individualità, e farsi una domanda, non è che io magari dal mio punto di vista certi problemi non li vedo perché non mi toccano personalmente? Chiaro. Cioè, per esempio, non so, l'assenza di un bagno per persone con disabilità. Per chi è bipede non è un problema. Prima ho visto passare una persona cieca e mi sono chiesta, sarà tutto facile? come lo è per me muovermi in questo spazio? È una domanda che mi sono fatta, poi mi sembra che la gestione sia abbastanza buona, però diciamo che relativizzare il proprio punto di vista è qualcosa che può anche aiutarci a capire che non stiamo parlando di cose aleatorie, stiamo parlando di benessere, di felicità e di possibilità di felicità. Certo. E come conciliamo tutto questo con l'odio che queste tematiche scatena, perché devo dire la verità io sono rimasto basito più volte ho, ho fatto un video eh, su youtube in cui ho avuto il l'ardire di usare lo schwa nel titolo e eh, ho scoperto <ride> che è stato, un è stato un errore ma anche soltanto dialogare con una persona come te su queste tematiche attira delle critiche che magari cioè, secondo me sono legittime ma è la, la veemenza di quelle critiche a essere Problematica. Cioè quanto si incazzano le persone per queste cose è una cosa che mi lascia basito. Perché secondo te queste tematiche sembrano quasi far paura a chi eh, non è d'accordo o le sente come inutili o cioè si sentono minacciati in qualche modo da tutto questo e non riesco a capire perché. Non so se tu invece hai un. Hai da spiegarci il perché c'è questa minaccia per queste persone? Allora, io ho una fortuna mm. che è eh, questo è il ventisettesimo anno che sto online. Cioè io sono entrata in internet, quando tu forse non eri ancora nato, <ride> eh, nel 95. Ne avevo 6 anni. E, ne, ecco per, <ride> e, e, nel, e io ne avevo un po' di più. E, e nel corso di questi 27 anni di, di merda ne ho ingoiata tanta, eh. detto proprio così. No, e anche di, di, di flame, di shitstorm, di hate speech, eh? sì. ne ho incontrato tanto e questo mi permette anche di mantenere una certa coesione, diciamo così, non andare in frantumi davanti a ogni tanto questi momenti di, diciamo, coagulo dell'odio che, che mi capitano, soprattutto da quando mi occupo di questioni di inclusività o di linguaggio ampio, ma anche prima in realtà. Okay. Ci sono tante risposte. Allora, la prima, quando si toccano le parole, non si toccano le parole, si, toccano, eh, si tocca l'individualità, eh, l'identità delle persone. E, e questo cozza... Con una caratteristica umana che è biologicamente riconosciuta, ossia, da un certo punto in poi non ci piace cambiare. Mm. Cioè il cambiamento richiede una messa in discussione di quello che si sapeva fino a quel momento lì, o, o di come si è vissuti fino a quel momento lì. Infatti, pensate alle questioni ecologiche, no? Eh, chiaro che anch'io terrei l'aria condizionata a manetta perché soffro il caldo, però poi penso al riscaldamento globale magari fa devo fare un sacrificio cioè devo rinunciare ai 18 gradi no? magari arrivare ai 24 nella speranza che questo mio piccolo gesto no, cumulandosi con molti altri possa anche cambiare le magnifiche sorti progressive di questo pianeta no? cioè. però ho fatto un sacrificio e, e intanto non tutte le persone sono disposte a sacrificare qualcosa di ciò che hanno mm. anche quando si tratta di un privilegio di cui non c'è percezione cioè, in tanti libri che ho letto, torna questa questione del privilegio dato come qualcosa di, come si può dire, giustificato dagli eventi. Cioè, è ovvio che la lingua sia a mia immagine e somiglianza, perché io rappresento la normalità. E se uno ha questo punto di vista, è difficile cedere un pezzo, no? Mm -hmm. E dire, mm -hmm. guarda che se ti apri verso altre soggettività, non perdi, non perdi niente, guadagno, no? In realtà, sì. cioè, ci guadagniamo tutti. Questo è il primo problema. Quindi... L'attaccamento identitario alle proprie parole: il misoneismo, cioè l'odio per il cambiamento no? neos greco. E poi c'è anche una questione personale, individuale. Uh, io, io ho studiato molto per arrivare a queste conclusioni, che non sono conclusioni, sono aperture. Però è un quarto di secolo che studio sta roba. Non è che mi sono svegliata la mattina, Etto. ho cercato su Wikipedia linguaggio inclusivo e è finita e lì, no? Questa complessità del sapere linguistico o il fatto che sia una scienza non viene riconosciuta in generale ah, no. perché siamo tutti parlanti, no? E quindi pensiamo che essendo parlanti possiamo anche eh, improvvisarci, diciamo, linguisti. E invece fra certo. essere parlanti, quindi avere una competenza diretta, pratica di una lingua e essere linguisti, avere una competenza metacognitiva del linguaggio, un po' di studio c'è. Questa cosa non mi viene riconosciuta e in più c'è una gravante grossa di cui spesso eh, i trattori stess non ah. si rendono conto che è il mio essere una donna e una donna che non fa passi indietro. Cioè, se mm. tu mi vieni a minchiarire la linguistica, io ti dico "Senti Giancoso, io ho studiato 26 anni, tu hai studiato all'università della strada, se permetti la tua opinione è un'opinione, ma conta meno". No? Cioè. E questo non va bene perché laddove un uomo sarebbe considerato, eh, come si dice, uno sicuro di sé, io passo come arrogante. Ah, certo. Perché c'è un grosso problema di genere anche. Eh, insomma, La donna quindi... assertiva non è prevista. La donna assertiva non è prevista. La donna è, è, è uterina, è isterica. Mm. E spesso io dico una cosa tranquillamente, uno dei commenti da Giancoso che mi vengono fatti è sì, adesso dillo senza piangere. Guarda, Madonna. che sei tu che stai piangendo, eh? Io sto solo spiegando con molta tranquillità una certa cosa, Quindi. anche senza incazzatura. Ma e tu dici: un linguista maschio avrebbe meno odio online sì. della linguista? Io credo di sì. È brutto da dire, però, vabbè, io sono arrivata molto tardi al femminismo, eh? Quindi non è che a vent'anni militassi nei collettivi, cioè io ho dovuto battere la testa, lo dico sempre, nel muro di cemento del patriarcato prima di rendermi conto che c'erano delle cosette che non funzionavano. E okay. questo non corrisponde a odiare i maschi, perché l'altra accusa che mi arriva è ah, la certo. misandria. Cioè il patriarcato è una situazione nel quale tutte le persone che non si conformano a certi standard soffrono, anche i ragazzi, anche, anche maschi, i maschi, certo. appunto. Quindi... Sì, certo, poi gli stereotipi di genere sono a e... doppia via. In ogni certo. caso sono, sono sempre dannosi. Cioè, per realtà. esempio, se tu ti metti lo smalto, c'è già un problema. Non posso mettermi una gonna esatto. C'è esatto. cioè, il mio amico Adrian Fartade, che sicuramente ah, certo. molti di voi conoscono, subisce tanto di quell'odio non solo online, ma dal vivo, perché ah, dal va, vivo. In giro, sì, sì, va in giro con lo smalto e con eh, gli occhi truccati. Siccome ha un'apparenza mm. piuttosto maschile che femminile, questo non è lecito, mm. cioè, ha subito delle aggressioni fisiche per strada, per questo. Capito? È, e è una follia. Grazie al cielo lui ne parla e che almeno rende visibile il problema. Ma quante sono le persone gender non conforming di cui non sappiamo e che magari alla fine si suicidano? Non perché hanno un problema, perché essere di genere non conforme non è un problema. Il problema è la società che non lo accetta. Che, che, sì, e non hanno magari una piattaforma con la quale poter parlare, ma non hanno una voce pubblica. Eh, Adrian da... può, esatto. sfo può sfogare online e parlare e anzi rendere eh, quello che gli succede una battaglia. E portarla avanti, un'altra persona invece la subisce e basta. Sì, guarda, ancora più che battaglia, perché io non amo le metafore belle. Sì, perché in generale è rivendicazione, sì. denuncia, protesta, richieste, richiesta di visibilità. C'è una, una cosa che vizia molto il discorso pubblico nella nostra società, si chiama ingiustizia discorsiva. Okay. Se vi interessa il concetto, uh, ne parla Claudia Bianchi in un bel libro che si chiama Hate Speech: Il lato oscuro del linguaggio. L'ingiustizia discorsiva è non tanto non avere una voce quanto non avere la possibilità di far sentire pubblicamente la propria voce. Okay. E quindi una cosa bella, secondo me, che stanno facendo i social media nell'ultimo decennio è quello di prestare dei luoghi pubblici a persone che, per esempio, sui media mainstream non avrebbero nessuna copertura. Persone transgender, persone nere, persone non binarie, persone grasse, no? e che si occupano di, di, di corpi non conformi, penso per esempio alle belle di faccia, persone con disabilità come Sofia Righetti o anche Jacopo Melio. È tutta gente che nella narrazione pubblica ufficiale sarebbe presente solo come token, cioè come getto. Mm -hmm. Cioè, chiamiamo la, quota. la persona disabile così si vede che siamo aperti, che è un po' quello che è successo a Sanremo, no? Ah. In cui la, la brava attrice nera Lorena, non mi ricordo il cognome, scusatemi, eh, è stata invitata non perché brava attrice, ma perché nera. Infatti ha parlato del suo essere nera. La quota nera che così ci mette a posto con l'animo, esatto. no? Tra l'altro, al di là adesso voglio farti un sacco di altre domande, però una cosa che trovo veramente eh, importante, sentendoti parlare, è l'attenzione alle parole. Quando eh, io magari uso un termine, no, ho fatto la metafora guerresca e tu l'hai corretta, a me questa una cosa... Cacazzi, però... No, insomma... no, io invece la trovo una cosa estremamente positiva, perché ci insegna che quando scriviamo e quando parliamo, siamo responsabili delle parole e dovremmo prestarci un po' più di attenzione. A me capita continuamente, io devo dire... Ammetto serenamente che è nell'ultimo periodo che ho cominciato a prestare attenzione a queste, a queste realtà e a queste come dire, rivendicazioni, come tu le hai chiamate. E quello che mi sono, di cui mi sono reso conto è che molto spesso quando parliamo noi parliamo e basta, ma non scegliamo le parole con cui parliamo. E questo secondo me è una lezione importante. Qualunque posizione uno abbia, in ogni caso è responsabile di passarla nel modo più corretto possibile, è responsabile di usare la singola parola nel modo giusto. Sì però è una fatica, eh, certo. cioè va anche, eh, acknowledge, certo, certo. <ride> eh, riconosco che è una fatica, eh, alcune persone magari sono più portate a altre forme di espressività, disegni, canzoni, uh -huh. danza, no per me il mio campo di expertise è la parola e quindi è per chiaro. me c'è un gusto, c'è cioè come, come cercare le ciliegie, no? quindi <ride> mi, mi diverto a cercare la parola giusta, certo. però dietro c'è Tanto studio e tanto esercizio, quindi certo. tanta fatica, non è una cosa che viene naturalmente. L'altra cosa che non viene naturalmente è rendersi conto di quanto siano pubbliche le nostre parole. Mm. Cioè, oggi, di fatto, ne scrivevo in un vecchio libro del 2018, scritto con Bruno Mastroianni, eh, noi siamo diventati tutti piccoli personaggi pubblici, volenti certo. o nolenti, a causa appunto dell'iperconnessione dell e tutto. Prima eravamo abituati a, 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 a usare le parole in contesti molto più ristretti, in cui cioè, se uno faceva la battuta razzista, non succedeva nulla perché, perché i tuoi amici lo sanno che non sei razzista, certo. o lo sanno che non, ce la, non sei antisemita, no? Ma magari e invece. Eh, invece, quando lo fai, non solo sul web, ma in generale in pubblico, perché anche sul ti possono riprendere. Mm -hmm. e purtroppo quelle parole hanno delle conseguenze inenarrabili. Ma Voglio dire anch'io che tu mi dici faccio tanta attenzione alle parole. Quando mi si tappa la vena. Ah, certo. Anch'io dico delle cose che poi vengono usate, no? Con vero puro cherry picking contro di <ride> me. Ah, ma lei ha detto che ha usato cretino come offesa. Sì, ogni tanto quando <ride> all'ennesimo che mi arriva sotto e mi spiega, appunto, mi minchiarisce la linguistica, <ride> ogni tanto mi scappa qualche giudizio non proprio roseo, ecco. <ride> Per fortuna poi esiste il block. Ecco, dove scegli con attenzione sì. <ride> Senti, Allora, eh, parlando sempre di linguaggio ampio Un'altra delle obiezioni che io ho sentito molto forte È quella che dice L'intera eh, idea del linguaggio ampio è fallace Perché il linguaggio sarà sempre una classificazione E quindi una discriminazione Cioè rimarrà sempre fuori qualcosa Quindi, e questa secondo me è una fallacia logica Quindi non ha senso neanche provarci Quindi non è, non è, non è utile Perché il linguaggio è discriminatorio di per sé eh, perché classifica e quindi crea delle categorie discrete laddove la realtà non è discreta. Eh, come, come, come la vediamo questa cosa qui? Come, come si giustifica il fatto che invece il ricorso a un ragionamento sul linguaggio ampio può aiutare? Può... La mia personale opinione è che anche se qualcosa non è perfetto non significa che non valga la pena di farlo, cioè non, non viviamo nel mondo dell'iperuranio, delle idee perfette, ma, eh... ma Diciamo che hai fatto la domanda e ti sei dato la sì, risposta, certo, nel eh. senso che sono perfettamente d'accordo con te. cioè eh... Chi di voi fa qualche tipo di sport, immagino che non tutti pensino di andare alle Olimpiadi, mm -hmm. ma questo non vuol dire che non andiate in palestra magari con la speranza di gestire. Nel mio caso l'anzianità, per esempio, no? Quindi, <ride> voglio dire, sto per arrivare ai 50 anni, quindi insomma, eh, devo, ne... devo, devo tenermi fuori. No, ma non vuol dire, cioè, non è che se non arrivi all'Olimpia Olimpiadi quello che fai non è valido, no? Certo. E anche con le questioni linguistiche, con le questioni sociali funziona così. Possiamo arrivare a una polis perfetta in cui tutte le persone sono felici, non hanno problemi? Ne dubito. Mi sembra una, una utopia bella e buona, ma questo non vuol dire che non si possa provare a creare una società un minimo più accogliente nei confronti della diversità, anche banalmente nei confronti delle donne. Eh? Cioè, mm. ora, io qui sono un'alleata della comunità LGBT non, non appartengo di per, di per me alla comunità LGBT, sono una donna etero cis di mezza età bianca, benestante. Con corpo conforme, con carattere conforme, c'è un sacco di privilegi di cui mi sono resa conto vivendo, ad esempio viaggiando per gli aeroporti del mondo, cosa vuol dire essere bianchi cosa vuol dire ah, essere caucasici meno background checks ma, ma assolutamente sì cioè io in certi momenti ho avuto la netta sensazione che sarei potuta arrivare con un panetto di droga e nessuno mi avrebbe fermato perché gli faccio gli occhioni soprattutto quando copro i tatuaggi eh, ah, ecco, che sono un po', un, po', un po' sì 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 con i tatuaggi in vista un po' meno però insomma io passavo a dritto c'è una cosa che racconto sempre eh, il padre di mia figlia è calabrese e quando si abbronza diventa decisamente medio orientale diciamola così e ai tempi dell'11 settembre, quando avevamo iniziato a viaggiare un po', eravamo insomma giovani, stavamo insieme da, da, da non tanto tempo. Eh, io passavo sempre a dritto in tutti gli aeroporti. Lui subiva tutti i controlli <ride> del caso perché chiaramente era un terrorista islamico. Era, era ovvio? Quando gli dico, ah, ma sei, calab sei solo calabrese? No? Questo... <ride> cioè, e quello mi ha fatto pensare tanto perché vuol dire che siamo sempre i neri di qualcun altro, <ride> non so come dire. <ride> sì. no, cioè, Per i white suprematist, noi siamo italiani sono non negroidi, eh, certo. no? Siamo già neri, troppo neri. Troppo, troppo. Quindi è tutta una questione di punti di vista. Anche questo dovrebbe spingerci nella direzione di sperare in un futuro, non dico perfetto, ma un po' migliore di così. Se no, arriviamo al nichilismo. Non facciamo nulla perché tanto nulla si può fare. Non è un tipo di filosofia che io mi sento di abbracciare. Sì, probabilmente il linguaggio non potrà mai rendere conto di tutta la diversità che esiste, ma potrà eh, includere il più possibile, potrà, anzi, potrà essere aperto il più possibile ecco. ma secondo me la prima cosa di cui rendersi conto è che finora alcune persone non hanno proprio avuto modo per esempio di decidere come essere etichettate mm. cioè mm. l'operazione mm. di etichettatura viene fatta dai normali nei confronti dei diversi certo. no? pensate a invertito che è ah. la classica parola che oltre a denotare cioè descrivere connota anche cioè dà un giudizio perché se tu certo. chiami invertito un omosessuale vuol dire che sotto sotto pensi che è contro natura non è dritto eh, non è dritto, Quindi... esatto, va contro mano, no? Quindi c'è qualcosa che non funziona. Ecco, anche solo abbandonare questo tipo di cartellini giudicanti è un grandissimo passo in avanti. E secondo me ci sono dei momenti in cui. C'è come bisogno di, di, di tassonomizzare, di, 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 di spiegare, di cartellinare tanto, perché c'è bisogno di far emergere le diversità. Poi può anche succedere che dopo una fase diciamo, di rigonfiamento lessicale okay. le cose si acquietino, ma bisognerebbe arrivare a un punto in cui, ad esempio, l'identità di genere non è motivo di discriminazione. Mm -hmm. Fin tanto che lo è, le persone avranno bisogno di fare coming out per dire, ragazzi, esisto anch'io. Eh, leggevo ieri eh, Ketila Torre no? l'avvocata Ketila Torre l'avvocat dovrei dire a questo eh. punto ha fatto un coming out pubblico ha fatto un discorso alla Repubblica adesso. delle Idee su, sul fatto di essere persona non binaria e quindi stava spiegando perché si è ridotta il seno no? per essere più conforme fisicamente a come lei si sente ed è due giorni che riceve odio eh, pazza eh. chi ti vuole cioè, insomma delle cose orrende perché? cioè eh. Fatti una domanda perché questa cosa ti scatena una reazione del sì, genere: esatto, anche da perché non ti, tocca, non ti tocca minimamente. <ride> quindi, um, qual è il punto, sì? Tra l'altro, sullo show. Adesso ti, ti chiedo perché è l'argomento che fa più incazzare la gente. Però prima volevo chiederti un'altra cosa, sulla pazienza. Perché, se è vero che il linguaggio, eh, a mio avviso, io la penso così debba essere più ampio possibile, e che queste rivendicazioni eh, vadano portate avanti, è anche vero che chi è nato, cresciuto. E ha vissuto in un certo contesto in cui questi problemi non c'erano, mi metto io in primis in questo, commette degli errori. Se sì. li commette continuamente. E io sto diventando sempre più sensibile a questa realtà, ma sbaglio continuamente. E cerco di correggermi. Ecco, noto che c'è anche online un po' il rovescio della medaglia. Cioè, ci sono delle persone che non sembrano essere pazienti nei confronti di chi vuole cambiare, e anzi chiede una mano nel cambiare, ma fa giustamente fatica. Perché, ovviamente, nel mio caso, 30 anni. Di un, una certa modalità in cui il problema del maschile sovraesteso certo. non esisteva è complesso da gestire. Allora, oggi cerco e sempre meno. Sbaglio. Eh, però sbaglio. Sì. E ci deve essere anche da parte di chi in qualche modo fa della rivendicazione del linguaggio ampio, una, una bandiera, un po' di pazienza nei confronti di chi sta cambiando? Allora, sì, okay. <ride> ovviamente sto prendendo appunti. Ok, uh, no, che Volevo dire quattro cose su okay. questo, ma sarò breve. Allora, la prima, per fortuna, esiste. Nelle relazioni umane una possibilità incredibile che è chiedere scusa, ah, certo? No? Cioè, qui ho usato male questo termine: l'altro, te lo fa notare: scusa, starò più attenta. Poi certo. se tu reiteri la cosa, allora... chiaramente eh, allora sì. sembri, sembri in cattiva fede. no? Eh, certo. È questa prima cosa, seconda, esiste una pessima pratica che mh, si può chiamare virtue signaling, mm. no? Segnala se non è virtuosa eh, o della virtù. Uh, che io chiamo ipocrisia, ecco, che, um, che è il cosiddetto odio dei giusti. Cioè, le persone che pensano di essere dalla parte del giusto e questo dia loro una patente di diventare gli hater più stronzi. No? Per cui, ah, mh, quella persona ha sbagliato, esponiamola a pubblico ludibrio. Ecco, io con quello non sono d'accordo perché abbiamo, se la persona ha sbagliato e la cosa è legalmente perseguibile, Vabbè, abbiamo tutta una serie di istituti che ci permettono, di istituzioni no? che ci permettono di, di avere giustizia. Ma abbiamo passato la fase delle lapidazioni. Mm, e io questa cosa la sposterei anche nel virtuale, cioè io non sono d'accordo con le lapidazioni reali o virtuali che siano. C'è certo. eh, una cosa però, ci sono due questioni ulteriori. Mm. Allora, la prima. Eh, recentemente parlando con, eh, con una persona dell'Archigay, eh, questa persona mi ha citato un pezzo di Paul Presiado, che forse conoscete, eh, in cui diceva agli attivisti non si perdona la non perfezione. Okay. No? Quindi, cioè... qualsiasi persona che milita a favore di un'idea o fa attivismo dovrebbe essere perfetta. Mm. Vi faccio un esempio pratico: eh, io non sono vegetariana, ah. sono, sono cresciuta in campagna. Per me era normale che si tirasse il collo alle galline, è una, mia, è una cosa che mi salva eh, perché viaggiando continuamente, se avessi anche problemi di questo tipo, cioè questioni alimentari di questo tipo, sarebbe tutto molto più complesso. Invece, dove mi metti, sto, mangio qualsiasi cosa. Okay. Basta che non urli quando la, la mordo, no? mm -hmm. se poi se è fritta va bene tutto. Eh, per molte persone questo è un enorme neo nella mia no, cioè io divento non credibile come militante a favore del linguaggio ampio perché non sono vegana, no? e ci sta, cioè sono un essere umano. Ho anche molte altre brutte abitudini, eh? okay. cioè, per esempio, non lo so, mi piace uscire, mi piace bere alcol, mi piace, ho avuto molti partner nella mia vita. Um, non, non faccio sempre la cosa giusta. Cerco di fare sempre la cosa giusta, ma non sempre succede. E, e questo va accettato. Cioè, il fatto di non accettare queste cose rientra in quella caratteristica del, del presente, che è la polarizzazione. Bianco, nero, giusto, sbagliato, vero, falso. Nessuno di noi è binario. Ognuno di noi è fatto di sfaccettature. E questo è importante. Dall'altra parte, leggevo sul post di un bellissimo uh, concetto che si chiama carità interpretativa. Okay. Cioè... Anche se l'altra persona non si esprime nel modo migliore in assoluto, fermiamoci un attimo a chiedere cosa realmente voleva dire. No? Cioè, eh, diamo lei il beneficio del dubbio, diamo il beneficio che magari è in buona fede ma certe cose non le sa. È così che si costruisce poi un, un sostrato comune. Non partiamo subito all'attacco. No, non serve, eh. però lo vedo fare ed è una cosa che mi infastidisce tanto. Finisco notando una piccola questione. Ci sono persone che fanno parte di comunità che sono marginalizzate da sempre, okay? ok? Per esempio la comunità LGBT, ma non solo. Che siano un filino incazzate, io lo capisco. È chiaro. Cioè, che non sia sempre possibile dire guarda, hai sbagliato, però... Cioè, tutto quello che è successo con la professoressa Chloe, no? Col mm. suicidio della professoressa Chloe transgender, eh, non si può accogliere. Sorridendo e dicendo: Ecco di nuovo questi giornali birichini che non riescono a fare un titolo che non sia transfobico. Cioè, io capisco che ci sia anche un minimo di, di rabbia perché, per esempio, chi lavora nell'ambito de del giornalismo ormai dovrebbe sapere certe cose, no? come si comunicano certi tipi di notizie. Perché, eh. Quindi io la rabbia un po' la capisco. Cioè, anche lì non c'è una situazione equilibrata. Certo. Cioè, quello che magari per te può sembrare. Uno scatto anche eccessivo, tipo il Black Lives Matter, no? Certo. Eh, e forse è alimentato da, da eoni di rabbia che, che esce poi tutta insieme. Quindi ci vuole un po' di comprensione reciproca, secondo sì, me. Anche perché, comunque, nelle rivendicazioni dove c'è stata una discriminazione, la rabbia ha sempre fatto parte anche un pochettino del motore che porta al cambiamento. Non che vada bene, a me non piace la rabbia, sì. però storicamente la rabbia ha sempre fatto parte di ogni battaglia sociale che c'è stata nella storia, di ogni rivendicazione sociale, anche normale che lo sia. Volevo, eh, vabbè, a parte un paio di commenti. Eh, salutiamo, salutiamo, salutiamo i Giancosi, salutiamo gli bene. Giovanni che scrive Madonna mia De Concini che ascolta la Gheno e proprio cadere in basso. E volevo salutare Giovanni. <ride> Ciao questo... caro, Va bene. ti vogliamo bene. Esatto, ma eh, volevo... Traghettare nel mondo dello schwa. Perché c'è Valeria che in chat scrive: Mi sono zittita finora, ma lo voglio dire. Io non riesco ad accettare la e rovesciata, è un vilipendio alla grammatica italiana. Allora, io userei questo per <ride> parlarti dello Schwa e per chiederti dello Schwa come soluzione. Io stesso devo dirti che sono dubbioso su questa soluzione, ma non ho avuto ancora l'occasione di parlare a fondo con qualcuno che lo propone. Per capire meglio questa soluzione. Quindi vorrei chiederti di spiegarci perché lo Schwa, secondo te, può essere una buona soluzione di linguaggio ampio e come, come funzionerebbe. Ecco. Allora, intanto ci sono delle parole che normalmente. Um... Mi fanno prendere la decisione di neanche considerare questi commenti. Uno è stupro della vilipendio. lingua italiana, uno è vilipendio. <ride> okay. ok? Quindi vilipendere, secondo me, dovrebbe essere usato per altre cose, okay. non per questa. Però, no, nel senso. La stupriamo tutti i giorni la lingua italiana, mm. la usiamo come ci viene, no, non è che sia... Vorrei proprio vedere come scrive, pensa, parla eh, e si esprime questa persona che parla di vilipendio, però evidentemente non ha bisogno dello schwa. Uh, detto questo, mm. io non penso, e lo dico sempre, eh, che lo schwa sia la soluzione. Okay. Lo schwa è un segnale, okay. lo schwa è un simbolo mm. di un'esigenza che fra l'altro eh, sta emergendo, può fare... In un sacco di lingue che eh, in casa, diciamo, si sono create delle soluzioni per ovviare a una cosa che in realtà è molto semplice. Cioè le nostre lingue nascono e si diciamo si, si sviluppano eh, in un contesto in cui si pensava prima che esistesse il maschio come. Discendente di Dio e la donna come scarto genetico, <ride> e poi okay. dal XVII secolo in poi nel dimorfismo sessuale, cioè esiste il maschio, esiste la femmina terzium non datur. In realtà, in moltissime. Culture eh, tradizionali esistono figure di persone gender non conforming. Per esempio, ci sono le persone two spirits eh, fra gli indiani d'America, no? i nativi americani, mm. che sono persone che vengono abitate nel corso della loro vita eh, alternativamente da uno spirito maschile e da uno spirito femminile. E questa cosa è accettata, diciamo, all'interno della comunità. Ne abbiamo un caso tradizionale anche in Italia, conoscerete i femminielli napoletani, okay. che non sono semplicemente delle persone, dei maschi trans, cioè delle, delle donne trans, ma sono eh, delle figure che nella società napoletana tradizionale erano istituzionalizzate, cioè avevano un ruolo ben preciso. Ma pensiamo anche agli eunuchi del okay. passato, quindi fare... Diventare eunuco e quindi servitore della regina o cantante del coro era una delle cose che potevano fare i ragazzi delle famiglie povere. Certo, no, quindi, era un modo di far vai, carriera. Quindi, però, la lingua che è sempre emanazione del potere mh, si è strutturata in maniera binaria non casualmente, ma perché c'è qualcuno che deteneva il potere nella nostra società. La, lingua, la nostra è una lingua androcentrica perché si usa il maschile sovraesteso. Perché la norma è il maschile sovrasteso? Perché la forma base delle parole è il maschile? Non c'è un motivo intralinguistico, il motivo è sociale, perché certo. il maschio, guardate i vostri libri di storia, ha sempre avuto un ruolo di primo piano. Okay. Questa cosa adesso viene. Messa in discussione e viene messa in discussione in spagnolo, in francese, in tedesco, in portoghese, in sloveno, in inglese. Quindi sì, non è una eccetera. cosa che ha deciso Verageno no. nel suo studio? l'italiano da una decina, mm. da una quindicina d'anni, nei contesti queer, nei contesti LGBT, ha trovato delle soluzioni casalinghe. Lo schwa è solo una delle soluzioni, c'è cioè la U, cioè se mm. voi potete andare in un contesto queer e sentirvi dire buonasera a tutti, mm? eh, okay. l'asterisco, la barra, l'apostrofo. Il vantaggio dello schwa è che come la U ha una pronuncia, quindi mentre l'asterisco io lo leggo, buonasera a tutti asterisco, eh, buonasera a lo posso dire, anche se fa ridere, sembra napoletano, tutto quello che volete <ride> voi, adesso buonasera a tutti, sembra sardo, quindi voglio dire pareggiamo i conti, ma non è la soluzione, ecco. è una sorta di, io lo dico sempre, di pietra di inciampo linguistica, che indica... So che là fuori esistete anche voi, persone che non vi riconoscete nel maschile e nel femminile. Certo. Dopodiché, io stessa non penso che nel giro di boh, 50 anni avremo le grammatiche con no, maschile, chiaro. femminile e schwa. No, certo. Chissà cosa succederà. Può anche essere che nel giro di 100 anni. Mettiamo la testa a posto, <ride> eh, le questioni di genere non rappresenteranno più motivo di discriminazione, cosa che invece oggi succede ancora, mm -hmm. e di conseguenza torniamo tutti, tutte e tutte felicemente al maschile sovraesteso, ma con una consapevolezza diversa. Certo. Questo è il punto. Certo. È molto facile, non avendo il problema in prima persona, dire che si tratta di vilipendio, di stupro, che sono tutte sciocchezze. Non vi invito a usare lo schwa. io lo uso per una questione di rivendicazione. Mm -hmm. Quello che vi invito a fare è relativizzare il vostro punto di vista certo. e chiedervi, ma forse sono io che non vedo il problema, ma magari il problema qualcuno ce l'ha. Però per esempio Alessia dalla chat dice, allora è un simbolo politico. Dunque allora, bene no, che non, esiste, non esiste nessun tipo di uso linguistico che non sia politico. Sono abbastanza Ogni volta che io apro bocca dichiaro. Un'appartenenza, un posizionamento, una visione della società. Uh -huh. Non esistono parole innocenti. Questa idea della lingua separata dalla polis, dalla città, è una sonora stronzata. Scusatemi anche qui uh -huh. il mio ricorso al francese. Però ovvio che è una rivendicazione politica. Certo. Come lo è l'uso dei femminili, come lo è eh, rifiutare l'uso della parola con la N, come è. Stare dietro a Jacopo Melio che vuole essere chiamato persona con disabilità e non disabile, quindi con la versione person first. Cioè, ovviamente sono tutte posizioni politiche. Certo, però, in senso allora, ampio. dicono allora la usino gli attivisti, non i testi testi accademici, eh, riferimenti universitari, perché dice è come se in una mail universitaria si firmassero con eh, il simbolo di un partito politico. No, Poli, ragazzi però dovete studiare. Polis vuol dire città, politico vuol dire legato alla società, non vuol dire partito politico, cribbio. Eh? Certo. Quindi eh, è come, a parte che sono dieci anni che a me arrivano anche newsletter universitari con l'asterisco, quindi non ci okay. vedo nulla di male. No, certo. eh, questa cosa della definizione dei contesti è sciocca. Cioè io faccio saggi universitari in cui no, non ho usato lo schwa, ma per esempio ho parlato di emoji e quindi ho usato gli emoji. Mm. Non è una cosa da testo universitario, dipende dai punti di vista. Quindi la usa chi la vuole usare, ma la usa dove la vuole usare. Un'altra questione è se ci fosse qualche tipo di imposizione, ma io okay. a oggi non ho ancora incontrato nessuno che voglia imporre l'uso dello schwa a qualcuno che non lo vuole usare. Certo. Sì, sì, poi chiaramente, tra l'altro secondo me eh, in particolare nel contesto invece non parlerei tanto di quelli universitari ma di quelli eh, proprio istituzionali, è particolarmente importante che proprio le istituzioni cerchino di fare questo... Allora, sulle istituzioni c'è un'altra cosa mm. da dire. Uh, quando l'istituzione si rivolge alla sua polis, per l'appunto ai suoi cittadini, mm -hmm. dovrebbe garantire la massima comprensibilità. Okay. E ovviamente lo schwa o l'asterisco o qualsiasi cosa è, un motivo, è, una, è qualcosa che complica la comunicazione. Attrito. Okay? Mm. Fa attrito. Ok? Fa attrito. Di conseguenza, in quei contesti lì, um, non lo so, messaggi governativi, istituzionali, mm. amministrativi. Io non userei mai ah, okay. lo schwa. Ok, interessante questo. Userei... No, ma perché è troppo. Ci sono dei contesti dove è sacrosanto che uno possa fare sperimentazioni linguistiche, l'arte. La performance, la saggistica, i social media, ma quando io devo parlare al maggior numero di cittadini possibile, no. Mm. Però voglio dire, adesso tutti si inalberano per la possibilità dell'uso dello Schwa in una circolare governativa, ma i testi amministrativi e burocratici sono comunque incomprensibili alla ah, maggior beh, parte degli italiani. Lo cioè, lo Schwa è la foglia di fico. Ma eh. voglio dire, sono affetti dall'antilingua, no? quello che Calvino chiama l'antilingua. Io voglio sempre ricordarvi che noi abbiamo vissuto due anni con i DPCM, eh? mm. che uscivano, noi tutti trepidanti a aspettare, oddio, cosa posso, cosa non posso fare, dopodiché non ci si capiva una beata mazza. E bisognava aspettare la ruspice il giorno dopo, mm. no? il vaticinatore che interpretava il testo del DPCM. Ah, quindi voglio, voglio di dire... I congiunti? No. Che cosa erano i congiunti? Non era ah, molto... Io avevo proprio questo problema, peraltro, mm. perché non ero convivente col mio, col mio partner e quindi cercavamo di capire se rientrava o no nella definizione di congiunti. Mm. Quelli che dicono non è possibile fare altrimenti. Vorrei ricordare che in stati forse un pochino più progressisti del nostro, eh, era possibile designare una hug person, una persona da abbracciare, che poteva essere chiunque, anche il tuo veterinario, se tu vuoi abbracciare il tuo veterinario durante la pandemia. Quindi prendeva in considerazione coppie gender non conforming, coppie omosessuali, cioè. eh, legami familiari tipo la nonna. C'era una persona che potevi frequentare per non andare fuori di capoccia, come invece è successo a molte persone in Italia. Quindi si può... esistono mondi migliori del esistono. nostro. Okay. Comunque io non userei mai appunto, lo sciamma in contesti istituzionali okay. per una questione di comprensibilità. Mm. Mm. Okay. Ma come non userei... Eh, Circonlocuzioni che rendono tutto difficilissimo, invece con un pochino di sforzo in molti casi si può creare un testo semanticamente neutro, per esempio la persona qui sottoscritta invece di io sottoscritto. No? Oppure la cittadinanza, chi lavora in questo luogo, eh, la scolaresca, cioè l'italiano è una lingua molto ricca. Certo. Io spesso ho usato persone oggi per evitare l'uso del maschile sovrasteso, poi a tratti l'ho usato, mm -hmm. ma si tratta di una pratica, no? non di qualcosa che, oddio, non uso mai più il maschile sovrasteso. Tento di ridurne l'uso perché abbiamo dieci anni di studi che dimostrano che il maschile sovrasteso ha delle conseguenze a livello cognitivo, non è così innocente, è così neutro come molte persone pensano. Tra l'altro invito a tutti i maschi che ci stanno ascoltando, io ho fatto questo esperimento eh, proprio per interrogarmi sul problema del maschile sovrasteso che non sentivo minimamente, Ma, a immaginarmi di leggere un libro interamente rivolto al femminile e ho pensato, è straniante, quindi è, è qualcosa che è stra suona strano. E quindi mi sono detto, evidentemente la mia sensibilità in questo caso non vale nulla perché non sento un problema non significa che non esista. Perché sì. <ride> nel momento sì. in cui. Ora, ora non è che una donna che legge un testo tutto al maschile no, lo sente. Come... Certo. Cioè, siamo abituate. Certo. No? certo. Eh, siamo aiutati a non essere presenti, diciamo ecco. così, linguisticamente. Um, però la cosa più interessante è, per esempio, se io vi dico nominatemi i vostri tre scrittori preferiti, mm. eh, non cioè in un altro contesto, ora voi siete un po' preparate forse, no? Ma la maggior parte delle persone scriverà tre scrittori maschi. Certo. Al di là del fatto che scrittore teoricamente include anche le scrittrici, no? certo. Ci sono tanti esperimenti di questo tipo. E, e questa cercasi cameriere, no? Ci saranno dentro anche la cameriera oppure no? Quindi il maschile pone dei problemi eh, e bisogna però ricordare che appunto a visibilità linguistica corrisponde visibilità sociale, quindi chiaro. diciamo che ha senso cercare di insistere magari e eh, ogni tanto non usare il maschile sovrasteso. Certo. Tra l'altro mi piacerebbe raccogliere anche qualche domanda dal pubblico presente in sala, ma prima chiudo con l'ultima domanda che ti volevo fare, perché proprio appunto eh, cercando in, in, qualche, in qualche modo negli ultimi anni di, di, di ragionare su questi temi del linguaggio ampio e non avendo trovato... Una soluzione, come dici tu. Io cerco quando scrivo oggi semplicemente di non usare forme connotate al maschile e eh, al femminile. Sì. E, e inizialmente, quando ho cominciato questo esperimento, scrivendo un libro, scrivendo un articolo, eccetera, mi aspettavo che fosse enormemente complicato. Ma no. ho scoperto che non lo è. Che basta pensarci un secondo di più, e ti viene una frase con una perifrasi e, e eviti il problema. Sì. Cosa ne pensi di questa soluzione? A me sembra una buona soluzione Aspetta, questa no, ma è una soluzione. Per esempio, usare piacente invece di bello-bella, no? Mm. O, o, non lo so, adesso, adesso mi, non mi verranno mai esempi, ma insomma, i participi presenti, sì. tutti i sostantivi in A, tipo atleta, pediatra, così. Cioè, ci sono tante possibilità di non esprimere il genere in maniera particolarmente esplicita. E, e va bene quando tu non sei parte del problema. Okay. Poi, se tu sei una persona non binary, magari c'hai voglia di guardarti allo specchio e di poter dire... Mi riconosco in questa... Oh, oggi mi sento bonazzo, bonazza, bonazzu, bonazza, no? Ok. E quindi c'è un doppio livello, anch'io in realtà uso lo schwa il minimo possibile, lo uso ogni tanto, però so per esempio che quando lo uso su Facebook tutti i commenti sono sullo schwa, anche certo. se sto parlando di tutt'altro e quindi anch'io lo, lo tendo a centellinarlo, ecco, anche per non complicare troppo... Però ecco, riconosco l'esistenza di un'istanza un e riconosco che è sacrosanta. Certo. Non è che siccome è di una minoranza. Non va considerata. Tra l'altro mi permetto di rispondere un attimo in chat a una cosa, perché da linguista anch'io, pur non praticante, diremo così, <ride> mi fa incazzare che tirano fuori l'ipotesi di Sapir-Whorf è stata ampiamente smentita, sì, ma non stavamo parlando di quello. Comunque l'ipotesi di Sapir-Whorf è stata ampiamente smentita dai generativisti, dai mm. chomskiani, mm. ma sopravvive in psicolinguistica, in neurolinguistica, in antropologia, in sociolinguistica perché probabilmente la verità sta da qualche parte nel mezzo, quindi non la dovete abbozzare di studiare solo Chomsky. Nel... Ecco. <ride> eh, <ride> nella connotazione forte, però magari... Cioè, della connotazione, connotazione forte è chiaro, però non stiamo parlando della connotazione esatto. forte, eh, non stiamo parlando di le parole che uso modificano la realtà. La struttura cognitiva del cervello. Quello che io dico è le parole che uso possono farmi vedere meglio o peggio mm. determinati aspetti della realtà. Esatto. C'è un una bella differenza. esatto eh? Adesso basta con la chat che mi fa incazzare. no Non ti preoccupare, è <ride> e normale. E va bene, va bene. E invece eh, vorrei chiedere se qualcuno che qui siamo un sacco persone ha delle domande. Allora, abbiamo un microfono, grazie. Perfetto. In ginocchio sui ceci, così. Ah, vai. No. Ancora no. Lo alzo. Nope, ah, è stato staccato prima. Aspetta. <ride> L'ho staccato io eh, da infame. Ti volevamo boicottare così. Sì, 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 sì. sì. Vogliamo eh, impedire alle persone di esprimere il loro parere. Certo. Prova, prova, Prova. Okay. prova. Vai. Allora, due, due domande. Eh, la prima è se effettivamente, eh, tutto questo disammoramento per la lingua italiana sta portando all'uso sempre più dilagante di inglesismi anche istituzionalmente parlando. Sì. Quando in realtà nell'italiano ci sarebbe tutto quello che serve. Sì. E la seconda cosa, mi sveglio la mattina molto agitato perché ci sono questi video sui social che girano di questa che parla in corsivo. Eh? Co Cos'è? Cos'è sta roba? È il corsivo: Si mangia. Ah, sì, ma è, un, è una parodia? È una cosa seria? Ci sta prendendo in giro? Vuole fare likes? O è una cosa reale? Allora, eh, intanto io non credo che ci sia nessun disamoramento della, nei confronti della lingua italiana. Mi ricordo una cosa del 2016 in cui Tullio De Mauro, ancora vivente, diceva: Al di là di tutto quello che viene detto, l'italiano sta benissimo, schiatta okay. di salute, non è mai stato così tanto parlato da così tante persone. Casomai possiamo farci delle domande sulla salute culturale degli italiani. Quindi sono due piani diversi. Detto questo, il problema dell'Italia e degli italiani è che la maggior parte degli italiani ancora oggi è monolingue, cioè non conosce le lingue straniere. Solo le nuove generazioni, ora qui si è tutti giovani, ma e questo porta a due cose. Un odio istintivo per le lingue straniere, per cui c'è tutta la parte di quelli che dice basta ah, l'inglese, che schifo, vera non è una linguista seria perché una volta ha usato workshop, giuro, mi è arrivato questo commento, bellissimo secondo me, comunque, ok? Quindi sta verginità dell'italiano che è una spugna che contiene parole da 50 lingue diverse, però allo stesso tempo, proprio perché non conoscono le altre lingue, molte persone assegnano soprattutto all'inglese una valenza figa. Cioè mm. non è solo un'altra lingua, ma è qualcosa che serve per darsi un tono. No, quindi io vado in contesto aziendale e mi sento dire, faccio sempre questo esempio, la reason why di questo project richiede che le buyer persona dimostrino delle skills, anche meno, cioè voglio dire, siamo magnatori di pizza, possiamo anche evitare di parlare così una parola. In altri contesti è giustificato, cioè, se io parlo di social media, l'influencer è una cosa, lo hate speech è una cosa, io lì eviterei di diventare pedissequa, no? E diceva Tullio De Mauro che il modo migliore per mh, amare l'italiano è quello di curare il monolinguismo, cioè di imparare anche altre lingue. Perché tendenzialmente chi parla bene più lingue evita di usarle a pene di canide, no? prima cosa. Quindi io uso gli anglismi quando servono. Faccio notare che ci sono dei settori in cui sarebbe cruciale parlare più italiano, per esempio, l'attivismo. Ah. Eh, molto fe attivismo femminista intersezionale soffre del fatto di essere incomprensibile per cui si parla di persone BIPOC, si parla di coming out no? e non è detto che tutti capiscano però noi riceviamo un lessico che è già un po' prefabbricato da paesi che su questa discussione sono più avanti di noi la questione del corsivio, del corsivio eh, vabbè, è uno dei tanti gerghi giovanili, matti che girano e quindi io non ci vedo niente di male, cioè è un esempio di estrema creatività. No? Eh, ovviamente, gira di più, essendo una cosa nata in tempi di rete, ma non è né una parodia né niente, è una sorta di gergo iniziatico di una certa parte dell'ambiente del, dell giovanile, di un cluster dell'ambiente giovanile. Rimane lì, cioè io con Beatrice Cristalli, che è una bravissima linguista con cui spesso faccio cose. Mi mando sempre i messaggi dicendo amio, ah amia. Ah cioè, è un po' il nostro modo di riconoscerci, cazzone, direi. Ecco. Però cioè, è, come, è come il paninarese o è come il gergo dei gamer. Sono tutte cose che non ambiscono a diventare norma, sono ai margini. Ecco. Eh, tra l'altro, butto benzina sul fuoco, non faccio nomi, ma poi abbiamo filosofi importanti che si permettono di dire che l'inglese non è una lingua. E che, vabbè, ciao. È, è il, il turbocoso? Eh, no, è no. quello con la G. Eh, è, è il Galimberti, dai. Vabbè, diciamo. Ah, basta, ah, faccio eh, finta okay. di non averlo pronunciato, scusatemi. Eh, però eh, l'inglese non è una lingua. Bim, e, perché... e basta. Vabbè, comunque, non, vai, non apriamo questo discorso. E via. Qualcun altro? Fiorella. Beh, sorry, però, scusami. Eh. eh. Ciao. <ride> Ma mettiti di qua, no? Oh, no. Allora, vabbè, eh, mi, mi conoscete, mi conosci sai di cosa mi occupo. Visto che tu oltre che un'esperta di lingua sei anche esperta di casi umani, ti vorrei <ride> chiedere come posso rispondere assertivamente e gentilmente a quelli che mi rompono le balle perché non prendo una posizione mm. su questo argomento, cioè la cosa che mi rompe di più di tutto questo dibattito, cioè non questo che avete fatto adesso, in genere dello Schwah, eccetera, è che la società vuole la polarizzazione a tutti certo. i costi, cioè fai parte della mia faida, fai parte dell'altra faida. E, e io non prendo una posizione perché non sento di avere ancora gli strumenti necessari. Mi sto mettendo a studiare linguistica adesso, per intenderci. E per prendere una posizione e poi soprattutto non credo che sia obbligatorio prendere una posizione. Io penso che tu debba rispondere esattamente come hai fatto, cioè non è obbligatorio, non è sufficiente. Non ancora. importa, allora, il, il bello delle discussioni online è che nel momento in cui tu smetti di leggere il prosieguo della discussione, la discussione sta lì ma non ti, non ti tange più. E quindi tu dai la tua risposta e dici: Non sono tenuta a prendere posizione, non ne so abbastanza. A me tirano continuamente per la giacchetta per chiedere l'opinione rispetto a qualcosa che succede nel mondo. E, e io dico: Vabbè, ma non, non sono esperto: non ho seguito questa cosa, non mi sono fatta un'opinione. Eh, però, cioè, io la mia risposta l'ho data. Dopodiché, secondo me, la cosa che tu, giovane padawan, devi imparare a fare è capire quando è il momento di mollare. Cioè tu lasci la risposta, dopodiché la gente fa da sé. Tra l'altro facendoci una figura abbastanza poco edificante quando c'è quello che no, dai in escandescenza nei commenti. E io, io al massimo mi metto la, la reaction dell'abbraccio, che di solito è, è, è l'arma di, di, per nuclearizzare la discussione. Come ti permetti? Sì, tanto abbracciato, eh? cioè, perché mi, mi, mi vorrei immaginare cosa succede dal vivo. No? Cioè, io probabilmente abbraccerai e va bene ma tutto così. bene. <ride> non c'è bisogno di avere sempre un'opinione su tutto. Vai, vai. Prego. Ci provo. Ci abbiamo... è lunghi. Sì, va, ma non noi andiamo okay. avanti. Ok. Eh, intanto grazie. Eh, la domanda mi è venuta sulla correzione che hai fatto a lui quando gli hai detto: Non usare la parola battaglia. No, perché io no, non lo so. No, no, no. Eh, non mi giusta, piace, è però piaciuta la correzione. È stata mm, sì, anch'io non amo il linguaggio bellico. Quindi condivido cioè quell'universo semantico. Mi piace che non sia utilizzato in maniera diciamo passiva. Eh, però allo stesso tempo tu hai detto: Un'altra parola potrebbe essere richiesta e mi ha fatto venire in mente. Il tema di cui, su cui verte questa domanda, ovvero se noi diciamo richiesta alla fine dobbiamo sempre chiedere a qualcuno. Sì, perché al modo. cioè, prima di tutto, la prima cosa che mi viene in mente è perché dovrei chiedere, prima cosa. Seconda cosa, quindi perché dovrei chiedere, visto che la lingua è mia, e perché questa cosa, questo um, abbassare il livello di conflitto? Perché mm -hmm. mi sembra che questa sia la cosa. Quando tu dici linguaggio, io condivido il discorso, quando tu dici linguaggio ampio, dici per non usare eh, inclusività ed esclusività. Sì. Però non è che iniz... cioè, questa cosa rischia, e questa lo dico in maniera non polemica, ma veramente aperta, di eh, dipingere una realtà in cui tutto quello che stiamo facendo qui e che si fa qui, è da una parte c'è il mondo che è brutto e cattivo, dall'altra parte invece ci siamo noi che stiamo provando, però, in maniera cioè, abbassando però il livello di conflitto che sta nella realtà, perché la realtà è la pietra di inciampo, non, eh, cioè, la lingua è l'espressione di questa cosa. E alla fine mi, mi chiedo, non è importante invece, anche perché poi tu, nella tua verve, nel tuo modo di comunicare, quando dici spesso non usiamo le cose in maniera innocente, le cose non sono innocenti, riproponi quel discorso: cioè il conflitto esiste, ma esiste perché, non in senso bellico, esiste perché noi dobbiamo parlarci con quelle persone che usano, cioè mm. ci piace o non ci piace. In, quella, in questa policy, non la polis greca in cui era, era basata sull'esclusione, ma in questa policy in cui viviamo adesso, per fortuna, noi ci dobbiamo parlare con quelli che picchiano gender non conformer cioè noi ci dobbiamo in qualche noi dobbiamo ci siamo dentro in questa comunità do, dobbiamo non parlarci magari però do, che cosa ce ne facciamo cioè come capito questo conflitto permane mi sembra sì. e come torna questo discorso non so se è stata chiara la domanda perché se, se è chiaro quello che volevo più, più o meno sì. Allora, parto da una cosa. Mentre, si normalizzasse, mentre, mentre, di, uh, mentre offrivo delle alternative alla metafora bellica, io stessa ho pensato, però a richiesta, poi mi sono fatto ragionamento interno mentre parlavo e ho pensato, ci sono però dei momenti in cui devi fare delle richieste, per esempio al Parlamento, no? Okay. Per cui non è la lotta per il DDL Zan che... Poi in altri contesti si può fare, ma è la sacrosanta richiesta di più diritti e garanzie. Per questo nella mia testa poi me lo sono anche sistemato come discorso, cioè ci sono dei momenti in cui si può parlare di richiesta e ha senso, anche se presuppone che tu riconosca che c'è qualcuno che ha il potere di darti Eh, però è così. Eh sì, è così. Sì, sì. Prima cosa, seconda non è che io voglio eliminare la metafora bellica dal mondo, è che è troppo usata e quando si usa troppo i concetti si diluiscono, per cui, per esempio, io sono d'accordo con la lotta per strada del Black Lives Matter e non dico le rivoluzioni devono essere sempre gentili. Però ci sono tanti contesti in cui preferisco invece non chiamarla battaglia, perché, per esempio, io non sono affatto aggressiva nel mio ehm, parlare del linguaggio ampio. Di solito poi divento aggressiva quando mi pestano i calli e lì, vabbè, sono un essere umano anch'io, non sono Gandhi, ma anche Gandhi si incazzava, peraltro. Sì. So, <ride> sì. È un'altra questione. Però, ecco. Cioè, è, è semplicemente la presa di coscienza del peso della parola e della metafora, ma non la sua eliminazione, capito? No, no, ma infatti la parola conflitto secondo me è sì, interessante. Sì, cioè, non è cioè, ha un altro universo semantico che noi abbiamo nascosto con la metafora bellica, però si può recuperare in maniera dialogica. Quasi. Sì, sì, eh, no, no, ma è verissimo. Sì, sì, sì. Cioè, magari per esempio è meglio disputa, no? in tanti contesti si può disputare invece che confliggere. Però è una questione di usare diciamo tutto il ventaglio, io ho usato varie parole brutte anche durante questo, questo nostro incontro perché non le temo, non è che se dico merda improvvisamente non sono più una persona seria e secondo me questo è invece una roba di cui vengo accusata, eh? parli mm. come un carrettiere quindi non sei una persona seria e sti cazzi, cioè, mi viene da dire scusa sti cazzi è la risposta giusta è vero. per esempio penso anche alla metafora bellica con le malattie no? che è un po' insopportabile come se ci fosse come se davvero tu dovessi prendere a pugni il cancro ma non è così che funziona beh non... sì ma pensiamo anche al, al nemico invisibile del covid no? Ah, certo. e che in realtà militarizzare la questione della malattia ha fatto sì che, che si creasse una schiera di nemici i cinesi i lombardi i Pangolini. runner, vi ricordate il drone che intercetta i runner solitario sulla spiaggia? È cioè, queste robe queste. Da, da, da Blade Runner per sì. sì. uh, I bambini, i vecchi, i giovani, cioè, abbiamo creato una schiera di nemici. E tutto questo è legato al fatto che, fin dall'inizio, si è parlato di lotta, di guerra contro il COVID. Si possono usare anche altre metafore. Okay. Tutto qua. Bene, 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 bene. Abbiamo qualcun altro dal pubblico? Pubblico ha fame. Che ore sono? È luna, in effetti. Effettivamente. Oggi un po' lunghi. Eh? Beh, dai, siamo, siamo stati un'ora un e sei minuti. Siamo abbastanza. Cosa dite, allora ci salutiamo? Ok, ok. Allora, intanto ringrazio veramente tutte le persone che sono venute qui ad ascoltarci. Ringrazio anche gli amici, eh, amiche e amici in chat, alcuni dei quali in realtà sono stati estremamente carini. Poi sa saltano sempre fuori. Poi. Eh, spiccano no? gli, gli attacchi però in realtà non ci sono per nulla solo quelli quindi veramente grazie Vera per esserti prestata a tutto questo per aver chiacchierato con me e con noi è veramente stato un privilegio e spero di potremo, potremo anche rifare un'altra live presto quando vuoi grazie grazie veramente grazie Ciao a tutti grazie adesso devo solo capire come si interrompe la live se no rimaniamo qua per... di Chiudi... grazie grazie